Poche le novità, tante proroghe e gli aggiustamenti riguardo le precedenti istanze già attive fino alla mezzanotte di domenica scorsa. La nuova ordinanza regionale firmata dal presidente del Veneto Zaia entra in vigore domani con validità fino al 4 dicembre. Le misure introdotte riguardano una più attenta regolamentazione degli accessi nelle attività commerciali, l'introduzione della figura del pediatra come pubblico ufficiale al pari di medici di famiglia. Riguardo ai numeri del bollettino quotidiano, predomina il trend di aumento in tutta la linea, l'allarme dato dai 95 morti registrati tra lunedì e stanotte. Tra le repliche diffuse dei punti già noti, l'obbligo della mascherina per tutti, eccezione dei bambini sotto i 6 anni, persone malate con incompatibilità al suo utilizzo, tavolo in un ristorante per chi fa attività sportiva. Al supermercato si entra in modalità individuale, salvo minori o persone bisognose di assistenza. Al mercato cittadino accesso consentito nei comuni attrezzati per il rispetto delle indicazioni sui varchi di entrata, uscita e vigilanza. L'ordinanza si trova in linea con la precedente, spiega il presidente Zaia, perché in questo momento non siamo in grado di allentare la presa. Ricordo che abbiamo veneti ricoverati in ospedale, il testo entra in vigore domani, sarà valido fino al 4 dicembre, poi ci sarà da confrontarsi con il prossimo DPCM. Nel frattempo, se ci fosse un calo dei parametri, potremo intervenire dove possibile per dare un aiuto alle attività economiche in sofferenza.